Scusate il leggero ritardo, ma la partita veramente è finita da 25 minuti. Scusate il ritardo, ma stavo chiudendo la diretta, ma soprattutto sono andato a recuperare un qualcosa da consegnare in presa diretta. A chi? Al signor Slot. Ecco lo Slot. Boh, quando carico sto video, la gente se lo comincia a vedere, il signor Asso prende la Smartina classe 2002, venga a Fiumicino e te lo venga a portare come ricordo. Così... in Olanda, oltre che a riportarti la valigia piena di tristezza, stasera te porti pure questo. Così ti ricordi che so 3 anni, prima con una coppa e poi 2 anni appresso che te rispedimo a casa. Che te rispedimo a casa. Bello, bello, queste sono le serate nostre, raga. Queste sono le serate nostre. Se soffre per 120 minuti, inclusi i rigori, ma alla fine poi c'è star boato e il delirio. Perché alla seconda parata di Svilar, mille Svilar e a rigore del Zaleski c'è stato il delirio. Se godi, e chi mi dice che cazzo le godi, è il sedicesimo, sono d'accordo, ma sto sedicesimo non è che ce lo siamo imposti, non è che gli eravamo imposti noi tifosi da Roma. Alla Roma non ci ascoltiamo che noi siamo andati a fare sto sedicesimo d'Europa League, perché ai tempi che furono siamo riusciti ad arrivare a secondi in un girone di scappati, in un girone di scappati di casa, arrivati secondi, e se siamo costretti a fare due, capito? Se siamo costretti a fare 2 partite più, queste 2 col Feyenoord. E perché godo? Perché tanto quando vince a Roma o quando si passa il turno se gode, perché è la squadra mia, è la squadra nostra, e godo come un suino, godo come un maiale. Ma seconda cosa, oh, io sono il primo che ha sempre detto una cosa: se devo uscire da questa coppa e se ci deve essere una squadra che ci deve stromettere da questa coppa, mi auguro che non è il Feyenoord, e non sarà il Feyenoord se dovremo uscire, e questo solo il futuro e il destino sa, solo il destino sa se usciremo oppure no, di sicuro la squadra che ci tirerà fuori non sarà il Feyenoord, tutti tranne il Feyenoord, e così è stato a casa. 3 anni su 3, sta tassa, sto tasso che paghiamo tra 3 anni fissi, perché sono 3 anni che ci hanno dato sta cambiale. Ancora una volta, Slot e compagnia cantante, Gertrude, Santi Jimenez, a casa, finita, a casa. Arriviamo alla partita. Primo tempo, partiamo abbastanza compassati, lenti e compassati. E prendiamo, penso, su 3 tiri che veramente ci sono stati del Feyenoord in 90 minuti, 3 tiri. Sul primo tiro fortuito che nasce da un rimpallo, sbatte sulla spalla dei Menez. Prende e fanno gol. Da lì cominciamo a macinare, perché arriva subito il pareggio. Manco dopo 5-10 minuti arriva il pareggio di un Pellegrini monumentale. Quando c'è da tagliare il bastone, gli si dà il bastone. Ma quando c'è da tagliare la carota, a sto Lorenzo Pellegrini, veramente trasformato rispetto all'ultimo anno e mezzo, gli va data, perché è stato un immenso, un grandissimo Lorenzo Pellegrini, che fa un gol che rimette in piedi e in discussione tutto ancora una volta. Da lì cominciamo a giocare e potevamo finire al primo tempo con il vantaggio, potevamo stare sopra di un gol e vincere al primo tempo, ma ci siamo mangiati delle situazioni, delle ripartenze e delle situazioni. Secondo tempo, ragazzi, giocando ogni 3 giorni e purtroppo pagando lo scotto di una preparazione sbagliata fatta in estate, nonostante De Rossi sta cercando una riatletizzazione della Roma stessa a livello fisico, purtroppo il tempo è poco, non basta. E la Roma inevitabilmente al secondo tempo cala. Ma non è che dici questi piano te schiacciano, fanno 180, fanno un cazzo. Non fanno niente. Ma nonostante tu non riesci più a ripartire, perché parliamo dal scotto anche di un Romelu Lukaku, che è 1 mese e mezzo che è sparito, non è che ha sbagliato solo il rigore, un rigore importante, è 1 mese e mezzo che è sparito. E paghiamo anche lo scotto di un Dybala, che purtroppo non è in forma e si vede, non è in forma e si vede, si accende intermittenza. E a noi ci sono mancati proprio i 2 terminali là davanti, quelli più forti, Lukaku e Dybala. Quindi se siamo abbassati e siamo più riusciti a ripartire, siamo stati condannati ai supplementari. Tieni al secondo supplementare, l'unico tiro in porta che riesce a fare Lukaku dopo una partita di merda,
per 119 minuti là, mi ricordo Freuler, il portiere del Feyenoord, fa una parata di Cristo al 120esimo. Finita così. Ma io lo dico adesso. Se Lukaku, io ho sempre detto che per me è un problema fisico, di stanchezza, perché ha giocato tutte. Ma qui comincio a pensare che oltre alla stanchezza è un problema psicologico. Perché da quando è arrivato De Rossi, veramente è uno dei pochi, anzi forse è l'unico, che ci ha avuto un'involuzione totale del genere. È diventato un tronco. Un tronco non sa fare più un appoggio, uno stop, un passaggio, un duello fisico. Manco più rigore segna. Ma se ci sono problemi, ripeto, oh, se non ci vuoi più sta, basta che parli chiaro, perché te ne va a fanculo da subito. O se non è così come dico io, e spero di sbagliare, ma allora rimetta a core, rimetta la macina, perché lì davanti ci servi. Ci fai giocare in 10, ci fai giocare, perché non tieni il pallone. Sei stato il peggiore, pure stasera, peggiore in campo. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Almeno Dybala nei suoi limiti ci prova, perché Dybala è limitato fisicamente, ci prova. Sta scendendo intermittenza, ma poca roba. Lukaku è spento da un mese e mezzo. Migliore in campo, proprio lui. Oh, Daniele, non si inventiamo che rimettiamo lui Patrizio. Patrizio c'ha il contratto a scadenza al 2024. Rifamo gli avaligia subito. Famo gli avaligia subito, ma andiamo via d'anticipo. Non aspettiamo il 30 giugno, ma andiamo via adesso. Svilar è veramente un portiere sicuro nelle uscite, negli interventi, e ci ha dimostrato che è anche un pararigori, perché ne para due e ne sta a para un terzo di fila che l'ha struciato con la punta dei guantoni. Grande Milan, migliore in campo. Mille Svilar, migliore in campo. E sono uno dei primi che chiede scusa, perché non pensavo mai che veramente c'avevamo un portiere probabilmente così dentro casa. Portato da chi poi? Da Thiago Pinto. Perché questa è opera di Thiago Pinto. L'unico corpo scout che fa Thiago Pinto è proprio Svilar. Grande Svilar. Dietro Svilar ci metto Lorenzo Pellegrini. Partita bellissima, suntuosa. Peggiore in campo ci metto Lukaku. Lukaku. E da quando è entrato ci mettere pure Zaleski. Ma in live reaction ho detto davanti a tutti, se avrebbe segnato il rigore decisivo avrei azzerato tutto. Gli do un'altra opportunità e spero che ripaghi, e spero che cominci a far bene Nicola Zaleski. Spero, ne dico più un cazzo. Aspetto le migliorie. Ha fatto il suo fioretto. Godemo, raga, godemo. Grande sofferto, vero, sofferto, ma grande passaggio del turno. Domani a Nyon ci stiamo pure noi. Peggio che sia anche sott'avo di finale d'Europa League. Ci saremo anche noi. Domani vedremo se sarà avventata, ci sorrido oppure no. Ma ci saremo pure noi. Se gode, sono contento. Stasera abbiamosela. Se la portiamo a casa, godiamo tutta. E da domani vedremo chi ci capiterà ottavo. Ma soprattutto cominciamo a preparare la battaglia che ci aspetta lunedì alle 18:30. Col Torino de Juric. Oh, dagli Roma! Dagli Roma, dagli Roma! Ve leggo sempre tutti i commenti, se siete d'accordo, un bel pollicione. C'è sta, i percorsi di crescita passano pure da ste serate così, passano pure da sta partita, per diventare grandi si passa pure da ste partite. Dagli Roma!